Benvenuti ad Orvieto. Oggi vi narro la storia di questa città e ovviamente ve la mostro. Orvieto si trova in provincia di Terni e sorge su una rupe di tufo. Era abitata fin dal Paleolitico ed infatti sono stati ritrovati dei resti archeologici di quel periodo. Tuttavia, lo sviluppo della zona si ha con il periodo etrusco, che portò Orvieto ad essere una grande città. Crebbe soprattutto dal punto di vista commerciale e artistico, e grazie alla sua posizione strategica era anche possibile garantire una buona difesa militare. Con il periodo romano si ha uno dei momenti più tristi di Orvieto, ovvero l'invio dell'esercito romano, la distruzione della città e il furto di numerosissime statue e oggetti preziosi. La città venne rifondata sulla rupe e dopo la fine dell'impero romano d'Occidente passò in mano prima ai Goti, poi ai Bizantini. Passò in seguito in mano ai Longobardi e qui visse di nuovo un periodo fiorente, dovuto anche alla sua posizione strategica di confine. Orvieto divenne la città del Corpus Domini e nel XII secolo si ampliò enormemente imponendosi in numerose battaglie, anche grazie alla sua alleanza con Firenze. Divenne così potente che la città iniziò ad avere bellissimi monumenti e altre strutture architettoniche di rilievo. Nel 1290 iniziò la costruzione del bellissimo Duomo di Orvieto, capolavoro dell'architettura gotica con una facciata tra le più belle d'Europa. Un'altra attrazione interessante è il Pozzo di San Patrizio, una struttura costruita per proteggersi dagli assedi. Il pozzo è profondo 54 metri ed è stato scavato all'interno del tufo.